Benvenuti a tutti di nuovo, anche per questa sera, webinar, secondo webinar di gennaio 2020. Prima di parlare diciamo, dell'argomento il più importante, che è quello dell'eventualità di scambiare delle quote Skyway in token, volevo ribadire, ricordare che la società Skyway ha l'obiettivo di coprire fino al 50% del mercato mondiale per i servizi di trasporto, aggiungo io, intelligenti, quelli che permettono di muoverci in sicurezza. Questo è un progetto che UNISC ha portato avanti e lo sta portando avanti dal 1977. Oggi di cosa parliamo? Intanto questa è una foto che è stata pubblicata sul sito di Skyway. Sappiamo che in questi ultimi 6 mesi le informazioni che vengono divulgate sono filtrate dagli Emirati Arabi, che naturalmente non vogliono assolutamente che ci siano informazioni divulgate non in modo ufficiale. Questa è una foto che ho tratto dall'articolo proprio di un giorno fa, ieri, dove ci sono le prime foto del centro di innovazione Skyway di Sharjah, dove chiaramente stanno facendo dei test sulla linea di Skyway Tropical. La linea Skyway Tropical è la linea dove passerà l'Unibus tropicale, che qui vedete nella immagine, e questo è proprio l'Unibus versione 2, cioè quello che è stato progettato l'anno scorso, iniziato a progettare l'anno scorso a gennaio 2018, e che è stato risviluppato ex novo per il semplice motivo che la situazione delle condizioni climatiche negli Emirati Arabi è ben diversa di quella della Bielorussia. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che sul territorio di Sharjah continua lo sviluppo di questa linea. E sono in corso, quindi il sistema di trasporto di stringa si sta sviluppando, e sono in corso prove dell'Unicar tropicale. Lo stato di avanzamento dei lavori naturalmente è seguito dal progettista generale che è Anatoly Yunitskiy. Adesso qui queste cose le saltiamo. Ecco, qui vedete in alto a destra c'è rappresentata la foto della linea Unibus tropicale qui a Sharjah con le ultime appunto, foto recenti nelle quali viene evidenziato questo sviluppo. Chiaramente su questa slide io ho inserito il progetto Sharjah in parallelo allo sviluppo dell'Ecotecnopark, che sta raggiungendo, diciamo, la conclusione per quello che è il suo obiettivo. L'Ecotecnopark è partito con uno sviluppo nel 2015, vedete qua, agosto 2016, dopo un anno, fase 7, e questa era la prima linea che qua vedete in alto, sulla sinistra. Questa è diciamo, la foto dell'Ecotecnopark ad oggi, mentre qui era in agosto 2016, in fase 7. La fase 7 corrispondeva allo sviluppo e alla raccolta fondi per dimostrare la tecnologia. Questa invece è la foto di Sharjah. Oggi siamo in fase 14.1 delle totali 15 fasi. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'Ecotecnopark è ancora in fase di sviluppo. Perché? Perché chiaramente si stanno evidenziando
vero che siamo in inverno, ma l'inverno, la neve, il ghiaccio, il freddo non è un ostacolo al lavoro di sviluppo di Skyway, perché all'Eco Technopark in questa fase si sta focalizzando sulla costruzione di una sesta linea di sistemi di comunicazione a stringa che dimostrerà come le reti di ingegneria hanno sviluppato i supporti delle infrastrutture per il semplice motivo che questa sesta linea delle cinque già presenti è un percorso multifunzionale. Cosa significa? Significa che è a binario e consente di mostrare nel suo complesso le norme di Skyway che riguardano il trasporto sia dei passeggeri sia delle merci. Quindi tutta la dimostrazione di questa sesta linea è relativa alla logistica nel settore del trasporto merci e passeggeri. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in questa linea passeranno sia gli Unibus che gli Unicons, che sono destinati al trasporto di container. Oltre altri modelli di materiale rotabile, compresi appunto quelli passeggeri che verranno sospesi alle linee. Quindi, contemporaneamente a questa costruzione della sesta sezione di sistemi di comunicazione stringa, abbiamo la costruzione del percorso dello stesso tipo presso il centro di ricerca Skyway in loco a Sharjah. Quindi l'Eco Technopark ha la funzionalità di testare il materiale rotabile prima che venga inviato al cliente. Il cliente chi è? I paesi arabi. Gli Emirati Arabi sono il primo cliente di Skyway e quindi siamo veicolati verso il primo progetto mirato al mondo. Quindi le prove di collaudo che vengono fatte sul materiale rotabile all'Eco Technopark determineranno chiaramente la correttezza dei sistemi di base del veicolo e la conformità chiaramente di tutte le specifiche contrattuali. Quindi oggi siamo in questa fase. I test preliminari all'Eco Technopark della sesta linea che viene riprodotta contemporaneamente a Sharjah. Questo per velocizzare, perlomeno per ridurre i tempi, quindi recuperare un po' il tempo perso, che non è perso, ma è stato occupato nello sviluppo sinergico di un nuovo progetto negli Emirati Arabi. E contestualmente questo permette di avere un buono sviluppo. Cosa ha fatto in questi anni Skyway? Skyway ha fatto un enorme sviluppo, ha sviluppato più di quanto potesse fare con le risorse, anzi gli sono rimaste delle risorse con quello che si era previsto di fare, quindi ottimizzazione delle risorse, dei risultati. E quindi ha una sede 1 per la progettazione, una sede 2 per lo sviluppo tecnologico e la produzione. Produzione c'è anche un altro stabilimento. La sede 3, diciamo, è il banco di prova dei test per le componenti rotabile. Poi c'è la sede 4 che è lo sviluppo in parallelo della tecnologia negli Emirati Arabi. E questa tecnologia di pari passo è entrata tra altre cinque tecnologie al mondo nel centro tecnologico di ricerca Sharjah, il parco innovativo di Sharjah. Qui vedete foto proprio fresche fresche dove Yunisky dirige i progetti, segue i lavori direttamente. Per vedere comunque come stanno procedendo. Qui vedete altre due immagini, l'Unibus tropicale, l'ultima versione che prevede anche due temperature di
di climatizzazione al suo interno, proprio per come è stato specificato negli Emirati Arabi. E questo abbiamo già visto. Quindi la prospettiva di Skyway è quella di definire oggi gli Emirati Arabi sono una seconda base di sviluppo tecnologico di Skyway ed è il primo progetto mirato perché è prevista la linea di 15 km con 21 stazioni e mi auguro che nei tempi brevi possa vedere quanto prima questa linea per il semplice motivo che sarà la prima linea su cui tutti si vedranno nel mondo condivise con un progetto straordinario come Skyway. Quindi è la prima linea al mondo dove si potrà usare, quindi i passeggeri potranno usarlo. Presumo che si riesca a fare tutto il possibile in questi mesi per raggiungere l'ottobre 2020 all'Expo e si possa avere perlomeno una base di dimostrativa affinché la linea poi possa essere messa in funzione operativa per il popolo arabo. Considerate che gli arabi nel 2030 hanno l'obiettivo di avere almeno il 35-40% dei mezzi che si muovono in modo intelligente e sicuro. Quindi Skyway è un ecosistema dove non c'è solo la tecnologia Skyway di trasporto, ma ci sono tutta una serie di altre tecnologie, la blockchain che gestisce tutto il mondo Skyway, dalle linee, dai passeggeri, dalle merci, dalla gestione completa della finanza e è una tecnologia molto importante che oggi sempre più se ne parla, la blockchain, e che permetterà a Skyway di gestire tutte questi ambienti di gestione di un'enormità di dati così alta. Quindi abbiamo anche questa blockchain, viene utilizzata anche per la fintech. Cos'è la fintech? La tecnologia applicata alla finanza. Bene, con il primo progetto mirato, come abbiamo già detto mesi e anche qualche anno fa, si disse che una volta che si arriva alla certificazione delle linee, si parte con lo sviluppo vero e proprio delle linee sui progetti mirati. E i progetti mirati saranno sostenuti con finanziamenti attraverso un processo di tokenizzazione. Cos'è il token? Il token è uno strumento tecnologico che ha un valore economico, il quale permette di raccogliere fondi e dare valore nello stesso tempo a chi possiede questi token. Oggi l'azienda ha fatto, cioè dal 1 gennaio 2020, l'azienda ha cominciato a convertire ufficialmente questi token. In che modo? Dando la possibilità alle persone che hanno alle persone che hanno un'età superiore ai 60, no, ai 75 anni, quindi chi è nato nel 44, 1944, ha la possibilità di poter convertire le quote Skyway in token. Allora, questa conversione naturalmente è una conversione che si può fare per chi ha questa, ha un'età diciamo superiore a chi è nato nel 44 e per le persone, non solo per queste, ma anche per tutte quelle persone che hanno delle quote Skyway associate alla Euro-Asian Skyway System Holding 1. Cosa significa questo? Significa che c'è un passaggio di possibilità di scambio
tra diciamo, le persone che hanno investito, hanno aderito al progetto all'inizio 2015, poi 2016 e così via. Quindi si dà la possibilità a scaglioni. Quindi chi ha ricevuto un'email informativa che si può iscrivere al sito Rail Skyway attraverso un link, può farlo naturalmente e scusate che vado qui. E chiaramente lo può fare e io no, però immagino. Allora, vediamo un po' dove sono andate le mie immagini. Allora, scrivo qui. Ok. Allora, praticamente ci si può iscrivere, ci si collega al sito, è un sito della Rail Skyway, è, diciamo, il sito ufficiale dell'azienda Skyway, del gruppo Skyway. Con questo link ci si accede, bisogna iscriversi. Adesso farò un tutorial, cioè un tutorial, un file in PDF dove ci saranno tutte le indicazioni. E chiaramente adesso sto caricando la procedura, ma ripeto, questa cosa qua non la possono fare tutti perché non tutti possiedono delle quote Skyway che sono chiaramente per quelli che sono entrati nel 2016, fine 2016, massimo primavera 2017, che possiedono quote Skyway che sono state distribuite dalla Euro-Asian Skyway System 1, perché le società che hanno distribuito le quote sono tre, la 1, la 2 e la 3. La 1 ci permette di fare lo scambio di quote per le persone che hanno queste quote naturalmente. Poi, una volta che sono state fatte queste conversioni per chi vuole naturalmente, si farà anche per gli altri. Allora, dal sito, dal link che compare, si entra. Bisogna, una cosa importantissima per chi lo vuole fare questa cosa, quindi anzi faccio l'appello a tutte quelle persone che hanno ricevuto le mail da Skyway Capital che informa che si può fare la conversione delle quote Skyway in token, è pregato di scrivermi in privato in modo che creiamo un webinar che ci permette di insegnare a tutti la procedura. Quindi in linea di massima la procedura è questa. Dal link ci si iscrive a questa piattaforma, che è la piattaforma di Skyway System, Rail Skyway System, e questa piattaforma ci permette di registrarsi. Una cosa importante, vi dovete registrare con la stessa email con cui siete registrati in Skyway Capital. Stessa email. Una volta che vi siete registrati, vi arriva una email di conferma, cliccate sul link e poi entrate nel sito. Questa è una schermata del sito dove vi chiede di verificare l'account attraverso i dati che voi possedete già nel vostro account Skyway Capital. Qui scegliete il vostro account ufficiale, quindi se voi avete delle quote Skyway Euro-Asian Skyway System che sono associate al vostro utente, dovete selezionarlo. Qui procedete. Procedendo naturalmente, questo permette di andare avanti e di avere una verifica immediata. Perché? Perché comunque sia siete già verificati sull'account di Skyway Capital. Ecco, questo è importante, non dovete fare altro.
Poi chiaramente cosa succede? Qui ovviamente c'è una schermata che vi porta a spedire una mail di controverifica, un'ulteriore mail una volta che vi siete verificati. E poi a questo punto cosa compare? Nel menu di sinistra c'è alla voce, l'ultima voce, c'è Buyback Square Exchange. Cosa vuol dire? Che si possono riacquistare, cioè l'azienda riacquista le nostre quote con uno scambio di token. Qual è lo scambio? Lo scambio naturalmente è uno scambio di 500 a 1. Cosa vuol dire? Scusate, 55 a 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni no, per avere un token bisogna restituire all'azienda, l'azienda ce li paga, un token con il valore di 55 quote. Quindi ogni 55 quote di Skyway si ha un token. Ok? Ecco, questo è il punto. Quindi ci si registra con un link che arriva da un'email, un'email di Skyway Capital. Questa email è arrivata la scorsa settimana, proprio una settimana fa, e ribadisce che si dà la possibilità a tutti quelli che hanno, sono nati prima della data del 44, e a tutti quelli invece che hanno delle quote Skyway associate alla Euro-Asian Skyway System 1. Questa è la prima fase, poi ci saranno altre fasi dove daranno la possibilità di scambiare a tutte le persone che avranno quote nella Euro-Asian Skyway 2. Quindi ci sono degli step. Quante quote si possono scambiare? Si possono scambiare fino ad un massimo di 550.000 quote. Se uno ne ha di meno, le deve comunque scambiare tutte e si può scambiare una sola volta. Quindi 55 quote per un token con 550.000 quote massime si otterranno 10.000 token. Allora le riflessioni che si devono fare, è ovvio che anche voi che mi ascoltate magari non siete nella condizione di scegliere oggi questa situazione, perché magari non avete presoddisfatto le condizioni di essere nati prima del 1944 e di avere delle quote in Euro-Asian Skyway System. Tuttavia dovete capire che prima o poi vi arriverà anche a voi questa scelta, la scelta di o mantenere queste quote liberamente, non c'è nessun obbligo di convertirle, oppure di convertirle fino ad un massimo, ripeto, di 550.000 quote in questo caso, per un valore di quote di 10.000 token. Quindi le quote diventano token. Qual è la differenza tra le quote e i token? Bene, a questo punto ci si pone questa domanda: cosa devo fare? Devo convertirle oppure devo tenerle? Allora, in linea di massima io dico sempre che la buona ragione è quella che sta a metà, quindi diversificare, cioè non dico né di convertire tutto né di avere di non convertire nulla. Sarebbe ideale convertire una percentuale delle nostre quote. Perché? Perché i token è il nuovo strumento finanziario per sostenere i progetti mirati, e chi converte in questa fase qui è come se fosse stato nel 2015 e avesse deciso di investire su Skyway quando ancora non c'era nulla. Ovviamente chi ha fatto questa cosa ha agito nel più alto rischio possibile, perché piano piano con lo sviluppo di Skyway si è andato a ridurre questo rischio, e quindi oggi siamo i pionieri
dei token Skyway, uno dei token che è stato definito come tra i maggiori influencer a livello economico sulla tecnologia, e questo va riconosciuto, cioè va valutato e va capito che questi token potranno essere molto importanti nell'economia mondiale. Quindi abbiamo l'occasione, per chi ha in questo momento la scelta, ma ci sarà altro modo, altro tempo e modo di scegliere anche per gli altri, di poter avere dei token prima di tutto il popolo mondiale. Quindi può essere un'opportunità importantissima poterne convertire, quando possibile. Quanti convertirne? Quelli che si possono convertire, perché chi ha poche quote dell'Euro-Asian Skyway System convertirà quelle che ha, fino ad un massimo di 550.000, non si può andare oltre, e soprattutto fino a quando non si è raggiunti la soglia di 25 milioni di token. Quindi l'operazione viene stabilita in 25 milioni di token. Quindi cosa significa questo? Significa che questa operazione permette di andare a sostenere il progetto mirato degli Emirati Arabi attraverso questo token. Questo token permette alle persone di scambiare le quote a un valore di circa 1,2 dollari. Ecco. E quindi non c'è una conversione. Allora, se noi la consideriamo, questa conversione non è oggettivamente conveniente da un punto di vista numerico oggi, ma dobbiamo anche considerare che quanto le abbiamo pagate queste quote all'inizio? Molto meno di 1,20 dollari, ma molto molto meno, parliamo di millesimi, centesimi di millesimi. E quindi la scelta deve essere ponderata, deve essere indipendente, deve essere libera, ma ovviamente la ragione può essere quella di scambiarle a un prezzo considerevole in questo momento. Perché? Perché avremo più possibilità per chi converte di maggiori dividendi sui progetti mirati rispetto a persone che prenderanno i token tra un mese, un anno, 10 anni. Che so io, ok? Questo è quanto. Che altro dire? Ricordiamo che le quote Skyway sono quote che diventeranno azione. Finita la fase 15, saranno dei valori, un valore di 1 dollaro. So che molte persone attendevano questa fase 15 molto prima di quest'anno. Già nel 2018 si parlava di conclusione delle fasi, è passato il 2019, siamo nel 2020, tuttavia i processi industriali hanno delle complicanze, dei problemi, bisogna aspettare lo sviluppo. Tutto va avanti, tutto è positivo, ma bisogna aspettare, avere pazienza. Tutto arriverà, ma quando arriverà saremo molto soddisfatti, io credo, chiaramente. Questo numero di 400 miliardi e 867 milioni 433 mila è il patrimonio che è stato valutato la tecnologia Skyway. Tale numero sono anche le quote che sono state definite al valore di 1 dollaro. Quindi queste quote, una parte sono state distribuite ai clienti, una parte saranno messi sul mercato, un'altra parte sono delle riserve sulla società, un'altra parte le possiede Uninski. Qui non mi soffermo, lo riprenderemo, perché comunque sappiamo che queste quote addirittura nella fase 5 erano scambiate per 1 dollaro, venivano date 600 quote. Oggi, fase 14, non è aggiornata questa slide, ma siamo a 1,37, 1,38, 1,35, ecco, grosso modo. Quindi il valore di queste quote è salito pesantemente, però non le possiamo scambiare in dollari, se non attraverso uno scambio in token, perché i token
avranno sì un valore oggi, diciamo, poco conveniente a livello numerico, ma sarà un enorme plus avere questi token, perché i token avranno una crescita più rapida rispetto alle quote Skyway. Nulla toglie che le quote Skyway teniamocele strette, perché se, se voi fate un confronto tra quello che avete speso e le quote che vorreste comprare, lo stesso numero di quote che avete in possesso ora, considerate che siamo a 1 a 5, cioè quello che se io ho pagato un dollaro, oggi ne servono 5/6. Quindi il valore della quota sta aumentando, ogni giorno che passa aumenta, è stato stabilito un 3% di aumento al giorno, grosso modo, e quindi sta aumentando tutto. Chiaramente questo fatto porta a dire che Skyway ha creato un nuovo piano industriale, un nuovo white paper, dove è subentrato anche questo Skyway token. Proprio l'anno scorso, a luglio, è partito il beta test della piattaforma blockchain di Skyway e dal 1 gennaio 2020 è partita la distribuzione dei token attraverso la blockchain. Considerate che oggi i token che si appoggiano su blockchain sono quelli che diciamo più affidabili e soprattutto quelli che sono alla base di una economia, in questo caso dei trasporti merci e passeggeri di Skyway. La filosofia di Skyway ovviamente è quella di portare avanti la tecnologia verde, ha creato un'azienda che si chiama Green Skyway o Green Tech Skyway, non ricordo bene, ma è una società che è stata costituita nei paesi arabi perché per lavorare in quei territori è necessario avere un'azienda sul territorio. E lo sviluppo della strategia aziendale è identificato da tre fasi. La prima è quella di creare impianti solari per la produzione di energia elettrica, progetti di sviluppo di linee commerciali con mezzi di trasporto pesanti, quindi l'Unicont, l'Unicargo. E poi, seconda fase, trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali. Terzo passaggio, trasporti ad alta velocità fino a 500 km/h per poi arrivare fino a 1200. Queste un pochino le linee basi. C'è tutto un discorso di complessi di trasporto, infrastrutture di secondo livello, stazioni elevate, centrali elettriche solari, villaggi ecosostenibili a impatto zero. Pensate che la Eco House che è stata costruita nel villaggio a Sharjah ha dovuto passare dei vincoli burocratici perché gli Emirati Arabi proibiscono di costruire case in legno, qui invece le case di Unischi sono tutte con materiali naturali, anzi addirittura queste case non hanno bisogno, non necessitano dei condizionatori, perché sono utilizzate il raffrescamento naturale attraverso delle intercapedini di terra sul tetto e così via. Quindi, diciamo che facendo un résumé del momento, possiamo dire questo, che la Skyway oggi sta portando avanti i test per la sesta linea, che sarà una sesta linea multifunzione per il trasporto merci e il trasporto passeggeri in contemporanea, uno sospeso e l'altro appoggiato. Questa linea è all'Eco Technopark per i fasi di test dei mezzi rotabili e nello stesso tempo si sta costruendo la stessa linea, la stessa tipologia di linea anche negli Emirati Arabi a Sharjah. Nello stesso tempo è partita anche la campagna di finanziamento dei progetti mirati con la piattaforma in blockchain per la tokenizzazione.
e c'è la possibilità da parte delle persone che hanno compiuto, cioè che sono nati prima del 1944 e quindi qualunque essa sia la quota che hanno in possesso, oppure tutti gli altri che hanno quote dell'Euro-Asian Skyway System, hanno la possibilità di scambiare le quote Skyway con in token. Ogni 55 quote si viene assegnato un token, quindi c'è la riacquisizione delle quote da parte di Skyway. Questo cosa significa? Significa che Skyway sta cercando di recuperare queste quote che i primi momenti, nel 2015-2016, le ha distribuite ad un prezzo stracciatissimo. Pensate, uno sconto 1 a 600, quindi 600 quote per un dollaro. Perché le raccoglie Skyway? Riflessione. Le raccoglie perché? Perché raccogliendole queste hanno un valore rispetto a 4 anni fa. 5 anni fa, e quindi le possono rinegoziare attraverso degli enti che vogliono investire, e questo va a riconoscenza del fatto che le quote che noi abbiamo acquistato 2-3 anni fa o anche un anno fa hanno un valore decisamente superiore rispetto a quei tempi. Nulla toglie che fare una diversificazione con i token diventa in questo momento importante. Perché? Perché i token avranno una crescita più rapida nei tempi rispetto a una quota che diventerà un azionario della società. Quindi avremo possibilità con i token di avere maggiori dividendi rispetto agli altri, che entreranno dopo, sui progetti mirati, quindi condizioni più favorevoli per i progetti mirati. Vi ricordo che a luglio 2019, scusate, gli anni passano in fretta e ci si sbaglia, la piattaforma in blockchain in fase di test è partita e lì c'è stato, scusate, ma qui mi è andato, c'è stato un lancio, una proposta per i primi in assoluto che avevano delle quote Skyway nel 2015-2016, gli è stata data la possibilità di convertire 100.000 quote per 2.000 token. Bene, oggi 150.000 quote per 10.000 token è ancora vantaggioso, perché però considerate che c'è un piccolo vantaggio in meno rispetto ai primissimi, e così via. Ci sarà sempre meno vantaggi, anche se comunque siamo nella fase preliminare, quindi più andremo avanti col tempo più i vantaggi diminuiranno, per arrivare poi a un token che sarà scambiato su exchange, scambio pubblico. Quindi questo token, se supponiamo che possa arrivare anche a valere $10, provate a comprare dei token che valgono anche solo $10, ma anche 5, non ne comprate tantissimi. Quindi è vero che le quote Skyway avranno un valore, meglio tenercele strette, ma è anche vero che diversificare chi può, chi ne ha tante di quote, o chi comunque percepisce che i token avranno spendibilità nel più breve tempo possibile rispetto alle quote azionarie, è bene farci una considerazione. Quindi ripeto, dal 1 gennaio 2020 c'è la distribuzione dei token attraverso un riacquisto da parte dell'azienda delle quote Skyway. Quindi questo è un segnale molto forte. L'azienda cerca di recuperare, di raccogliere delle quote che hanno comunque un valore importante, per poterle utilizzare per gli investitori sui progetti mirati. Bene, con questo io concludo la serata. Prossimo, ecco, vi chiedo naturalmente, faccio un appello a tutti quelli a cui è arrivata l'email di Skyway Capital, adesso lo scriverò anche sul gruppo, sono pregati di segnalarmi, di scrivermi in privato, faremo un gruppo
diciamo, preferenziale per chi deve scegliere se registrarsi e comunque convertire queste quote in token, in modo tale che anche poi tutti gli altri a seguire, quando avranno questa comunicazione, lo potranno fare. Farò un tutorial e faremo un webinar speciale solo per le persone che devono e vogliono fare questa registrazione sul sito Rails Skyway System e vorranno convertire. Si può convertire una volta sola e ad un massimo di 550.000 quote. Chi ne ha, faccio un esempio, 100.000 e decide di convertirle e ha in questo momento ovviamente la possibilità di farlo, le dovrà convertire tutte. Quindi non potrà tenere delle quote Skyway se ne ha meno di 550.000. Questo è un po' un vincolo, è un po' una limitazione, una restrizione, ma al contempo l'azienda probabilmente vorrà togliere, tra virgolette, un po' anche di persone sull'aspetto delle quote e per portarle, proiettarle sui token che sono più spendibili in questo momento del mercato finanziario della fintech. Bene, con questo vi ringrazio per la serata, per la vostra presenza, perché considero queste serate come educazione finanziaria, nel senso che dovete capire un pochino i meccanismi nel limite del possibile. Evidenzio sempre che questi non sono prodotti finanziari, ma un'educazione finanziaria nel ragionamento, nel capire come poter diversificare quello che uno ha e mai abusare di quello che uno ha a discapito del rischio. Non sono questi prodotti finanziari, non hanno quindi garanzie, ma sono nuove metodologie di investimento che stanno venendo avanti sempre di più e le stesse banche li stanno diciamo preparando per offrire ai propri clienti. Quindi migliorarsi è sempre bene, informarsi serve per crescere, per capire, per scegliere e per ragionare su questi aspetti. Costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta. Skyway non è solo una semplice linea di trasporto, ma Skyway è un ecosistema dove tecnologia, blockchain, intelligenza artificiale e fintech, la definirei con queste quattro parole, oltre alla sicurezza, all'economia, al salvaguardia dell'ambiente e meno morti per le strade. Questo è Skyway. Costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta. Un saluto a tutti e un ringraziamento a chi è stato presente questa sera.